Ciao ragazzi, bentrovati a tutti voi. Io sono Manuel, partiamo con questo video. Con questo video che torno a fare, a girare, sta arrivando la brutta stagione, torno a farmi le mie orette di fila in mezzo al traffico della meravigliosa Roma e quindi ho più tempo a disposizione per fare delle riflessioni perché voglio sfruttare questo tempo. E allora torno a voi, torniamo a rincontrarci in questo video. Vi ricordo che mi trovate, come ve lo dico qui, su YouTube, su TikTok anche, dove tra l'altro proprio in questa settimana ho raggiunto i 1400 follower, che per aver appena iniziato, grazie, grazie, grazie di cuore. Poi vi ricordo anche che c'è la pagina Facebook, sempre chiamata così. Un blog dove non scrivo da un po' di tempo, devo dire la verità, devo avere ispirazione per farlo. Un blog dove non scrivo da un po' di tempo, però magari andate a leggerlo se vi piace, insomma. Allora, siamo al 23 di settembre e ci siamo quasi a che fare alla pubblicazione di quello che sarà il mio terzo libro. Un libro che poi la cui storia la racconterò il giorno in cui farò la presentazione, che spero di riuscire a fare presso una libreria di Roma. Anche a Terracina non mi dispiacerebbe presentarlo, ma vediamo. Scusate un po' di tosse. Ma detto ciò, è un libro che ha vissuto una lunga pausa. Questo qui, per poi, in occasione del Covid, del famoso lockdown, subire una repentina accelerazione e ripresa. Poi ha rivissuto una pausa quando è finita il discorso del lockdown, quando si è tornato alla normalità, così come tutti voi, anche io ero ansioso di rimettermi in moto con tutto: il lavoro, l'hobby. Quindi, chiaramente c'è stata, tra virgolette, il paradosso della distrazione di tornare alla normalità, pensate un po', fino a quando l'inverno scorso sono ripartito perché io non mi pongo scadenze nello scrivere un libro, perché il libro deve essere una cosa piacevole. Se ti poni una scadenza diventa una cosa stressante, ok? Invece io non c'ho problemi, io quando ho voglia di mettermi a scrivere un libro lo faccio quando ho l'ispirazione per farlo. E pensate un po', comincio a riscrivere questo libro. A me piace soprattutto scrivere la notte, finché, preso dai vari impegni, mi sono bloccato nuovamente a scrivere questo libro. Finché l'anno scorso, un sabato, stavamo io e mio fratello facendo i lavori a casa fuori al mare. E scoppia il temporale e mio fratello dice: Manno, non abbiamo più lavori da fare. Io a questo punto me ne vado via, giustamente sotto l'acqua, anzi, potevo. Faceva proprio il temporale forte. Io mi feci la doccia e mi ritrovai sotto, nella camera da pranzo di casa fuori al mare, mentre fuori diluviava. Erano le 5 del pomeriggio, il cielo era buio, diluviava, tirava vento, pioveva in una maniera pazzesca. Fonte di massima ispirazione per il sottoscritto, per chi come me ama la pioggia, soprattutto quando piove lì. Così quella sera cosa feci? Quel pomeriggio spensi le luci della camera da pranzo, aprii tutte le finestre. La nostra camera da pranzo c'ha una marea di finestre, una, due, sei finestre. Aprii tutte le finestre e mi misi a scrivere. Mo' voi dite, ma come fai a scrivere al buio? Raga, qua davvero la tecnologia viene in nostro aiuto, perché io in realtà ho scritto ad occhi chiusi. Avete capito bene? Mo' ve lo spiego. Io ho scritto ad occhi chiusi. Mi sono messo sdraiato sul divano, occhi chiusi, e ho azionato il dettatore vocale che tutti ormai i cellulari, i smartphone hanno. E così, ragazzi, in 2 ore ho finito di scrivere il libro. Il problema è che poi io
ho fatto il copia e incolla di quello che avevo scritto col dettatore vocale, e pensate che il libro si ritrovava improvvisamente, ho fatto una simulazione di impaginazione, oltre 400 pagine di libro, e sono rimasto un attimino sorpreso. E allora sono dovuto andare a fare il lavoro più difficile, quello di ridimensionare il libro cercando di togliere il superfluo. Ma per chi scrive, di superfluo non c'è sta mai niente, e quindi posso garantirvi che è stata una fatica immane andare a ridurre le pagine del libro, cercando quantomeno di farle rientrare nelle 300 pagine. E questa è un po' la situazione. Il libro è fatto, il libro l'ho corretto una volta, l'ho corretto due volte, adesso devo fare il terzo passaggio di correzione del libro, che vuol dire andare a rileggerselo un'altra volta per l'ultima volta, che credetemi, per chi già conosce il libro è faticoso, ve lo dico, è faticoso. Non so se vi è mai capitato di rileggere immediatamente un libro che avete appena finito, non di rileggerlo dopo un po' di tempo, di rileggerlo immediatamente. Vi posso garantire che è faticosissimo. E quindi devo fare il terzo passaggio di correzione del libro, anche se poi ci saranno comunque degli errori, perché anche quando te compri i libri trovi degli errori, ci può stare, capita che ti sfugge qualche cosa, una maiuscola, una minuscola, ma non mi faccio sopra, però almeno tre passaggi di correzione li devo fare. Detto questo, mica è finita. Perché? Perché adesso un po' d'ansia c'è, perché mo dietro alla scadenza ci devo andare, perché io questo libro intendo pubblicarlo per Natale, e la casa discografica che pubblicherà il mio libro, ha bisogno almeno di un mese e mezzo, due mesi per prepararlo e pubblicarlo. Molto probabilmente sarà un libro che sarà possibile acquistare, oltre che online e su Amazon, anche nelle librerie, in molte librerie italiane, questo ve lo posso anticipare perché credo sia fattibile. Spero che possa essere messo in vendita ad un prezzo assolutamente ragionevole, però sono 300 pagine, ragazzi, quindi non vi aspettate il libro da 5 euro, ecco, ve lo dico subito. Quindi adesso volevo solo aggiornarvi su questa situazione. Devo lavorare sulla copertina che ha fatto mia cugina Michela, che ringrazio ancora. Bisogna preparare la copertina e adattarla al libro, e quindi insomma non è molto proprio facilissimo, ecco. Però cioè, devo dedicarmi al lavoro. Devo dire la verità, c'è una coincidenza che verrà ad aiutarmi. Io a metà ottobre staccherò dal lavoro alle 13, perché dovrò fare un paio di settimane di fisioterapia per i miei problemi alla schiena dovuti all'ernia, quindi avrò i pomeriggi liberi, finisco la fisioterapia e diciamo per le 5 sto a casa, 4 e mezza 5 sto a casa al pomeriggio, e quindi poi da lì alle 8 ho i pomeriggi liberi per dedicarmi appunto al libro, e questo sarà chiaramente un passo che mi permetterà di accelerare in questa situazione. Però c'è la gioia, cioè per me, ecco, non tanto il gusto di avere il libro a casa, perché purtroppo già l'ho letto, già lo conosco, il gusto di avere di mettere in pubblicazione il libro, quello sì, posso confidarvi che è davvero una grande soddisfazione, vi dico la verità, una grande soddisfazione mettersi a pubblicare un libro, perché soprattutto per chi come me ama leggere e scrivere, vi devo dire la verità, è davvero una grande soddisfazione, questo non ve lo nascondo. Quindi volevo solo aggiornarvi su questa situazione, vi mando un abbraccio forte e come sempre a tutti, viva la vita!